guadagna metri lateralmente il Bayern Monaco. Shaftesbury cross, palla pericolosa, bravissimo qui, calcio d'angolo per il Bayern che vuole il vantaggio. Ecco qui intanto il gol del pari che ci viene riproposto ancora con il replay. La mette in area. Gol del Bayern. Rivediamo il gol, tutto nato da questo tiro dalla bandierina. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine. Vedremo se nella ripresa il Bayern riuscirà a conservare il vantaggio nei primi 45 minuti. L'arbitro assegna il fallo laterale. Jerome Boateng. Pallone profondo per il compagno. Ha una grossa chance qui, attenzione. Si guarda attorno. Palla allontanata dalla difesa. Sembrava più facile metterla che sbagliarla. Da lì hanno sprecato una grande possibilità per il doppio vantaggio. Non è stato abbastanza lucido qui, doveva almeno inquadrare la porta. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Risultato che fa passare in secondo piano la sua prestazione fin qui. Stanno perdendo nonostante il suo gol. Ottime qualità nel possesso fin qui. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. L'arbitro sceglie il cartellino, quello giallo, per il giocatore del Tottenham, che ha rischiato di lasciare la sua squadra in inferiorità numerica. Comodamente recupera il pallone. Højbjerg. Ottimi i suoi passaggi oggi. Lancio profondo interessante. Palla giocata sugli esterni. Cross corto sul primo palo. Girata di testa che è uscita di poco. Ha esagerato con la torsione. Quel tanto che è bastato per spedirla fuori. Parlerei più di sfortuna qui che di imprecisione. L'aveva impattata bene. C'è il lancio sulla fascia. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. Prova ad attaccare lungo l'out il Bayern. Müller. Fermano la manovra avversaria. Lettura perfetta e palla recuperata. Sané. Sale Müller.
Kimmich. Deve sfruttare questa occasione. Conducono già, ma provano a chiuderla definitivamente, portando a 2 il margine di vantaggio con questa situazione. Crossa nel mezzo. Era pressato, ma è riuscito lo stesso a indirizzarla verso la porta. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio. Bravo il difensore qui. Non lo ha lasciato colpire comodamente. Marc Rocca. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Palla interessante in profondità. Buona la chiusura. Choupo-Moting, nuovamente Müller, ecco Gnabry, serie prolungata di passaggi fra i giocatori del Bayern. Marc Rocca, ecco Gnabry, attenzione perché è pericoloso, cross al centro, manovra gestita male, possono ripartire in contropiede. Occhio qui al contropiede. Marc Rocca. Palla rubata in una zona pericolosa. Müller. Ancora un quarto d'ora da giocare. Bravo qui nell'interrompere tutto. Doppio cambio deciso dall'allenatore. Müller. Bravo qui a smarcarsi. Tiro curato. Hanno metri a disposizione. Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. C'era spazio, ma l'hanno gestita male. Marc Rocca. Prova a sfruttare le corsie. Posizione ideale. Occhio a Kimmich. Lo salta di netto. Pallone in gioco, attenzione. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'Axe. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Højbjerg. Provano con il pressing. Aurier. Lamela. Palla riconquistata dal Bayern. Manca poco al traguardo, un gol di vantaggio non è ovviamente un margine troppo rassicurante. E ce la sta mettendo tutta il pubblico del Tottenham Hotspur Stadium per trascinare la squadra di casa alla rimonta. Vediamo se sarà sufficiente. È un Minson. Pallone perso. Pallone messo in out, sarà rimessa con le mani, ottima la pressione. Cambio importante per controllare e gestire questo risultato. Højbjerg. Ecco la mela. Punizione in un momento cruciale del match. Punizione da posizione invitante, eh? Il gol ora cambierebbe tutto. Punizione interessante, ma il portiere prontissimo qui.
Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Male qui il portiere, regala palla agli avversari, attenzione. Buona qui la lettura del difensore. Choupo-Moting. Kimmich. Finisce il match, il Bayern si qualifica. Un successo di misura, giunto al termine di una vera e propria battaglia. L'importante per loro era qualificarsi e l'hanno fatto. Scenderanno in campo con la stessa grinta vista oggi, possono guardare con fiducia ai prossimi impegni.